Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore dell'explorer.exe che la classe non è registrata su Windows. Ovviamente l'errore è questo qua. E per risolvere questo problema andiamo un attimo su gestione attività, tasto destro sul logo di Windows, oppure se hai Windows 10 puoi direttamente cliccare tasto destro sulla barra gestione attività. Scendiamo fino a giù su processi, scendi fino a giù fino a trovare l'esplora risorse e riavvii così l'esplora risorse. Ok, una volta riavviato l'esplora risorse, quello che ti resta da fare è andare su esegui. Ovviamente se non dovesse funzionare l'errore, se non dovesse funzionare la soluzione nel riavviare così l'esplora risorse, vai su esegui, scrivi esegui DCOMCNFG, questo qua, fai ok. Entriamo così nei servizi, nei componenti servizi, servizi componenti, computer, computer locale, config DCOM, questo qua. Ci clicchi sopra, fai sì. Ed eccoli qua, che si sono avviati i servizi. Una volta avviati questi servizi, tutte le applicazioni, chiudi qua e riavvii il tuo sistema operativo. Una volta fatto, andiamo su CMD, esegui come amministratore. In descrizione ti ho lasciato vari comandi da inserire sul CMD, quindi se non dovesse funzionare con l'altro metodo, passiamo a questo. Quindi, in descrizione ti ho lasciato questi comandi. Comincia a copiare il primo comando, questo qua che finisce come .dll, e fai CTRL V e incolli così questo comando. Il modulo è stato caricato e facciamo ok. Una volta caricato, metti il secondo comando che finisce sempre come .dll. Eccoli qua. Ovviamente poi uscirà la schedina della Microsoft Visual C++ e installerà nuovi servizi e nuovi aggiornamenti. Lo sta facendo su qualsiasi applicazione che abbiamo sul nostro sistema. Una volta fatta tutta la scansione di quei file, esplora risorse e ripristinando anche i file, ovviamente vai di nuovo su CMD, prompt dei comandi, esegui come amministratore e inseriamo l'altro comando SFC spazio slash scanno CTRL V e fa invio. Avvio in corso dell'analisi del sistema, ci vorranno un paio di minuti e una volta inserito questo comando dovrai inserire anche quest'altro. Ok, nessuna violazione di integrità trovata. Una volta fatto, come ti ho detto, inserisci quest'altro comando. CTRL V e fai invio. Una volta fatta così l'operazione di ripristino riuscito, operazione completata, chiudi tutto. Una volta eseguiti questi comandi, riavviato l'esplora risorse e eseguendo così il servizio dei componenti come ti ho fatto vedere su DCOMCNFG, riavvia tutto il sistema e spero tanto che questo video ti sia stato utilissimo. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!